Oddio, è arrivato Babbo Natale? È arrivato Babbo Natale, ragazze, guardate quante cose. Ciao ragazze, bentornate in questo nuovo video. Oggi video spacchettamento, perché ho questo pacco pesantissimo che mi è arrivato da un'azienda. Vediamo insieme cosa c'è dentro. Ma prima di iniziare, so già che mi chiederete che rossetto uso, che rossetto indosso. Allora, è questo qui, rossetto I'm Pupa, il numero 004. L'azienda che mi ha inviato il pacchettone è la Pupa, perché sapete che collaboro con questa azienda ormai da diversi mesi, forse anche diversi anni. Non vedo l'ora di scoprire cosa c'è dentro, anche perché purtroppo quest'anno non sono potuta andare al loro evento, perché ogni anno, circa ogni due anni, fanno un evento, nel frattempo taglio, dove mostrano le loro nuove collezioni, le novità. Apro. Oddio, è arrivato Babbo Natale. È arrivato Babbo Natale, ragazze, guardate quante cose. Yeah! Sono contentissima che è arrivata l'edizione natalizia della Pupa, che era da giorni che la guardavo nei vari Instagram delle varie youtuber. È bellissima, almeno sembra molto bella, ora vediamo dal vivo com'è. Io amo le collezioni di Natale, come un po' tutte in realtà. Dentro ci sono tre bellissimi ombretti, poi abbiamo tre smaltini. E questi che ho io sono il 174, lo 001 e lo 001 foil, ed è una cipria libera illuminante profumata. Eccola qui. Wow. Sa di vaniglia, troppo bella e buona. Due matite per gli occhi, una ambra e una color nero. Un balsamo per le labbra, ma sento un rumorino. Wow, cioè belli veramente, cioè il packaging non lo so, li sono superati questa volta, con questa coroncina e questa catenina, ed eccolo qui. Madonna, troppo bello veramente. No, veramente questa collezione, mai vista una collezione così bella di Natale. Ecco qui l'highlighter, che è l'illuminante che ho visto che ne parlavano tantissimo Marta e altri youtuber su Instagram, che dicono sia il prodotto top di questa linea. E poi tre rossettini. Questi sono i rossetti liquidi effetto matte. Poi mi è arrivata tutta la linea Milk, sempre della Pupa, che l'aspettavo da un po' perché mi era già arrivato un mail alcune settimane fa dove ne parlavano ed ero super incuriosita. E a parte avere un packaging fantastico, questi sono prodotti senza parabeni, siliconi, petrolati, alcol e coloranti, quindi meglio di così veramente non si può aspirare. Belli e buoni, io vi farò sapere se sono pure efficaci in questo fantastico packaging. Madonna, bellissimo. Questo è un bagno crema al latte di avena e vaniglia, nutriente per pelli secche. Sicuramente per me andrà benissimo, io purtroppo la pelle secchissima. Non vedo l'ora di provarlo. Buonissimo, un profumo fantastico. Yeah, una crema di burro, creamy body butter. Quindi una crema corpo, molto nutriente anche questa. E poi latte dolce sfogliante, è sempre in questa versione tipo bottiglia di latte piccolina. E poi c'è questa collezione di trousse che hanno fatto uscire adesso per Natale, che è ispirato un po' alle storie, alle favole. Infatti qua c'è scritto "This is a love story", Pupa emozioni, cosa c'è di più emozionante di una storia d'amore? Una storia che racconta di un simpatico ranocchio, una bellissima principessa e la magia di un bacio che trasforma il ranocchio in uno splendido principe per un amore eterno e un make-up da favola. E ci sono queste trousse che sono il bacio, il principino, il principe ranocchio, sua maestà e la principupa. E poi penso di aver finito la linea principe principini per passare alla Pupart, che sono due palette più che altro, perché sono due trousse giganti, tra cui secondo me questa è la più bella, qualcosa mi dice che questa è la più bella. Sopra questi ombretti e questi blush,
e poi si scorre e sotto c'è tutta la selezione di rossetti gloss. E poi abbiamo l'ultima palette, che questa è la Pupart M, che è più piccola però lo stesso graziosa. E ha sempre... ah, però mi piacciono forse di più questi ombretti. Questi ombrettini qui però sulle tonalità del blu, del verde e alcune neutre e due blush. Forse questa mi piace di più, sì, anche come rossetti, i colori che sono qua mi piacciono di più. E poi sotto sempre gloss e lucida, e rossetti. Poi, discostandoci dall'area Natale, mi sono arrivati dei prodotti della collezione Basics, quindi prodotti per sopracciglia, e sono molto molto contenta di questo, perché mi servivano proprio. Allora, ho quattro matitine, queste qui sono quelle matite da una parte con il pettinino per pettinare e dall'altra lamina estraibile, quindi che non si devono temperare. In genere queste sono quelle che io preferisco perché riesco a fare una linea super super precisa. Fantastico, ci sono questi due prodottini di cui non avevo ancora sentito parlare e sono due prodotti sempre per le sopracciglia. E cosa sono? Sono dei fissatori che però anche colorano, dei fissanti per le sopracciglia che colorano e quindi rendono le sopracciglia un pochino più folte. E poi mi è arrivata la Duo Pencil, che è una matita che da una parte ha lamina per la sopracciglia, quindi per definire le sopracciglia, e dall'altra ha una sorta di illuminante. Sapete che l'illuminante si mette sotto l'arcata sopraccigliare per definire anche, dare luce, ma anche definire il sopracciglio. E infine mi hanno inviato i rossettini, o meglio le nuove collezioni dei rossetti. Sapete che io ve li faccio vedere spesso nei video, in ogni mio video in genere indosso un rossetto diverso, così potete vedere anche sul viso com'è il risultato. Ma la cosa che più mi interessa, mi stupisce, è questa matita qui, vediamo che cos'è. Ah, è la famosissima per modo di dire, matita trasparente che si mette sul bordo delle labbra per non far sbavare il rossetto. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, aggiungetemi su Instagram, Facebook e guardate qui i miei ultimi video e iscrivetevi al mio canale. Un bacio, ciao!